Ragazze e ragazzi, prima di tutto iscrivetevi al canale di YouTube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video. Ora tocca a voi Arianna e Matt. Ebbene, ci siamo con un nuovissimo video e andiamo a aprire questo accessorio qua, che è un controller, vedete così, mini del 8 bit do. Allora andiamo a aprire e vediamo nella scatola cosa c'è. Ve l'ho fatto in un modo veloce perché è un po' diverso. Allora, dietro c'è un cavetto, che adesso scopriremo cosa serve, un manuale di istruzioni che lo appoggio qua, un caricatore piccolo che poi è tipo C, perciò va bene anche, mi sa, non è tipo C, no, è normale, Android normale, e il nostro controller, eccolo qua, davvero piccolo. Questo qua è un controller che va su tutti i dispositivi, anche iOS, Windows e Android. È piccolo così, guardate che bello, piccolo. Qua avete, eccolo qua, ve lo faccio vedere, per mettere questo qua, ve lo metto subito così potete giocare alla splendido, potete giocare bene. Adesso cerchiamo di farlo entrare. Ok, l'accetto questo qua che c'è è di gomma, è splendido perché potete farci tutto quello che volete, vedete? Voi fate così, lo allineate bene, guardate com'è bello. Ah, vi ricordo che sopra c'è una pellicola, perciò non è... Guardate. Dobbiamo toglierla, perciò... Adesso gliela tolgo. Eccola qua. Oh, si è già acceso, vedete? Sotto c'avete la linea per farvi capire quando si attacca. E adesso lo vado ad attaccare su Nintendo Switch gialla, Nintendo Switch Lite. Andiamo ad attaccarlo. Ok, ho attaccato su Nintendo Switch Lite, ho attaccato il controller, guardate, spero che si veda, vedete, sto spostando tutto e sotto vi rimane acceso. Infatti potete attaccarlo con qualsiasi comando, qualsiasi, più che altro controller. Non so ancora se per Stadia va bene, però su, per dire, su iOS va bene per giocarci a vari giochi di macchine e di robe varie. Un bellissimo controller che vi consiglio moltissimo. Questo qua è il controller Bit Dot 02. C'è di diversi colori, non solamente questo colore. È un'ottima marca, fa dei diversi controller, ci sono anche, c'è anche il controller per Xbox, ma anche altri. Questo qua l'ho voluto per Nintendo perché mi piaceva molto e il colore sta bene per Nintendo Switch. Poi lo potrò collegare con altri controller di altre per altri giochi vari. E per questo è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ciao! Sempre e soltanto Nintendo! Un'ultima cosa, pensavate che avevamo finito, vi ricordiamo la maglietta, la trovate nel link in descrizione per acquistarla, correte ad acquistarla, ed ora è proprio tutto, sempre e soltanto Nintendo, ciao ciao!